Questo programma è offerto da... L'Italia calcistica e quel denominato Romagna inizia a farsi sentire anche a San Giovanni Marignano, laddove la zona rappresentava un semplice passaggio per la più blasonata cattolica calcistica. Le zone limitrofe hanno preso sempre più piede, se da queste parti si festeggia giugno la notte della strega, è proprio perché gli stregoni hanno deciso di gettare polvere magica in mezzo a un campo divenuto in seguito un vero e proprio stadio, utilizzando una porzione che si colorava sempre più di giallo e di blu, dando origine ai colori della Marignanese Calcio. Oggi San Giovanni Marignano è rappresentata da una squadra di calcio che è entrata nel massimo torneo di espressione regionale, con un serbatoio giovanile che rappresenta il vero fiore all'occhiello di una società guidata dal presidente Oscar Cervellieri. Per la 17ª puntata di fase di crescita entriamo nella realtà gialloblu del settore giovanile, iniziando a conoscere il responsabile del settore giovanile Matteo Ortalli, intervenuto ai nostri microfoni, di seguito le altre interviste raccolte sul campo d'allenamento. Matteo Ortalli, come cambia la vita professionale di chi faceva l'allenatore a livello di prima squadra nella vicina Misano, passando oggi al ruolo di responsabile di settore giovanile e di vice allenatore qui alla Marignanese? Diciamo che non ho abbandonato il calcio delle prime squadre, facendo ancora appunto il secondo a Mister Lilli. E già facevo settore giovanile e diciamo che abbino le due sfere, che sono due mondi completamente diversi. Ed è per questo che forse mi piace appunto portare avanti entrambi, perché in uno appunto c'è un calcio legato ai risultati, alla prestazione, mentre quando parliamo di settore giovanile parliamo di, come potete vedere, di calcio, di divertimento, di crescita, di insegnamento, che è quello che diciamo mi ha avvicinato e che mi continua a far amare sempre di più questo lavoro. La realtà di questo settore giovanile, una breve presentazione, quante squadre sono in questo momento a rappresentarlo? Ma San Giovanni, io ho iniziato 2 anni fa il lavoro con la dirigenza, era una società già ben avviata, e i numeri sono fortemente in crescita. Quest'anno abbiamo 12 squadre di settore giovanile più l'attività di base, per circa 300 bambini, dei numeri che appunto sono in crescita rispetto agli anni precedenti, che ci danno ancora più forza per andare avanti. Oltre al livello numerico,
stiamo cercando di crescere anche sotto altri aspetti. Abbiamo inserito delle figure per la crescita dei bambini, sia per la preparazione motorio-coordinativa. Abbiamo inserito appunto la figura di Manuel Mazzoli, abbiamo un preparatore dei portieri nuovo che è Cristian Ciuffoli, che è uno dei top del settore. Quindi cerchiamo di lavorare al meglio a 360 gradi per far crescere appunto i ragazzi, sia da un punto di vista tecnico che anche da un punto di vista comportamentale, nel miglior modo possibile, in un ambiente il più possibile sano. Gli impianti aiutano molto, direi, anche per mettere nelle condizioni i ragazzi di giocare e soprattutto divertirsi. Sì, diciamo che a livello di struttura non siamo secondi a nessuno, è un impianti di primo livello, abbiamo un campo sintetico, uno stadio che d'inverno lo utilizziamo poco, ma poi diventa una bella stagione, un'altra struttura che possiamo utilizzare, abbiamo il campo Vanni qui vicino, diciamo che abbiamo il meglio per poter lavorare al top con i ragazzi. Conoscendo il presidente Oscar Cevellieri, particolare attenzione ai tornei nei periodi di pausa, ma anche ad alcune ricorrenze che hanno dato un po' una forte impronta a questa società. Sì, sono sia tornei esterni, poi quest'anno come anche gli anni precedenti abbiamo a maggio, aprile, maggio il nostro torneo, che quest'anno sarà per il 2007, 2009 e 2011, quindi è una struttura che lavora a prescindere appunto dal settore giovanile, che se la società fa lavorare al meglio anche in altri periodi. Intervista che concludiamo dando ai nostri spettatori, anche a chi volesse magari rivolgersi a voi per eseguire l'iscrizione, dicendo che già da qualche anno la Marignanese Calcio svolge un summer camp. Quest'anno ci sarà un nuovo progetto legato al camp estivo con il Real Madrid, e allora ti chiedo come nasce questa idea e questa grande collaborazione. Sì, il summer camp della Marignanese ci sarà comunque, che è un centro estivo vero e proprio, non legato al calcio, ma è un centro estivo a 360 gradi. Il camp del Real Madrid invece è un camp specifico di una società prestigiosa come il Real Madrid, che si terrà dall'8 al 12 di luglio, una settimana intensiva con allenamenti sia la mattina che il pomeriggio, con i tecnici della società spagnola, con le migliori strutture anche a livello tecnologico impiegate. Sarà una settimana in cui i bambini con divise Real Madrid potranno crescere, potranno divertirsi, vivere un'esperienza secondo noi unica. Quindi siamo stati ben felici e orgogliosi di accettare la proposta del Real Madrid di voler fare il camp presso la nostra struttura, e abbiamo dato il nostro massimo supporto e sostegno a questo. Vedo i tuoi ragazzi molto curiosi, allora viva la curiosità, quanto ti stai divertendo tu in questa stagione qui con loro? Molto, è una gioia tutti i giorni. Mister, le chiedo di presentare un attimo la sua squadra. Campionato, facciamo un campionato che giochiamo a 7. Ho una squadra di pulcini, ho 31 ragazzi, i quali devo dire molto volenterosi, che si impegnano sotto tutti gli aspetti durante l'allenamento, e quindi stiamo facendo anche un ottimo lavoro e stiamo migliorando di anno in anno. Speriamo i nostri principi traguardi sarebbero questi, ecco. Sono tanti, come vi organizzate nel gestirli? Li abbiamo divisi in due gruppi, lavoriamo con un gruppo che è già un po' più avanzato e quindi ci sono determinati tipi di allenamento, e abbiamo un altro gruppo dove sono i primi anni che hanno incominciato a giocare, quindi c'è da lavorare molto, ecco, per cercare di portarli allo stesso gruppo degli altri. Parlava giustamente di obiettivi, ma ritenendo i pulcini ancora una squadra di bambini, immagino che l'obiettivo non potrebbe essere che il divertimento a questo punto. Soprattutto i ragazzi devono venire per cercare di divertirsi, e nello stesso tempo devono imparare anche a giocare a calcio. E noi stiamo lavorando molto sui fondamentali, cosiddetti fondamentali, che sarebbe la tecnica, perché a quest'età, insomma, l'importante è che sappiano stoppare, palleggiare e condurre la palla col destro e col sinistro. Stiamo lavorando molto su questo e stiamo trovando dei miglioramenti, ecco, di anno in anno. E poi facciamo degli 1 contro 1 e 2 contro 2, 3 contro 2, facciamo un pochettino di partitelle a tema.
Partitella a tema o allenamento, non fa differenza. Vedo molto seguito quest'oggi da parte dei genitori. Io direi che è assolutamente una bellissima cosa questa. Ma ti devo dire che ho un ottimo gruppo, sia di ragazzi che con i genitori stessi, che veramente si comportano da genitori e da tifosi. Devo fare i complimenti, ecco, perché è un ottimo gruppo. Sono molto contento. Però quando i genitori, dati il rapporto che ha con loro, vengono da lei a dirle che il figlio fa arrabbiare perché studia poco, come si comporta lei oppure anche i suoi collaboratori? Noi parliamo ogni tanto, abbiamo anche dei colloqui con i genitori. Giustamente, se il ragazzo non si comporta tanto bene a scuola, dopo ne paga cosiddetto in campionato o qualche partita, non gliela facciamo fare, ecco, perché l'importante prima sono gli studi e dopo viene il calcio, ecco. Una curiosità, quando ci sono i tornei, dato l'elevato numero di componenti della sua squadra, come vi organizzate? Dei tornei ce ne sono parecchi e quindi, sai, avendo anche due squadre partecipiamo a molti tornei, non so, ogni squadra ha un tipo, ha un torneo, no? Ad esempio, non so, la squadra A fa 2-3 tornei e la squadra B fa 2-3 tornei, ecco, quindi li dividiamo in gruppi e alla fine giocano tutti, si divertono, e l'importante è devono giocare tutti, si devono divertire, non c'è né più bravo né meno bravo. A quest'età qua i ragazzi devono venire perché il calcio è uno sport di divertimento e dopo è logico, c'è quello più bravo e quello meno bravo, ma noi siamo qua per cercare di portare tutti sulla stessa linea. Speriamo di riuscirci, ecco. Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbota il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari. Forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta! Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Loris, anche qui da te non scherziamo, vedo un gruppo molto numeroso. Sono un bel gruppo perché in totale sono 25,
Chiaramente è un'età che tra malanni, scuola e tutto, 25 non ci sono mai, però devo dire che il gruppo più o meno sopra i 20 c'è sempre, quindi è un gruppo che frequenta, è un gruppo che gli piace venire agli allenamenti. E allora l'allenamento diciamo che è diviso in una parte ludica, perché è un'età di 12 anni, quindi una parte ludica di gioco, quindi dove si divertono. In più ogni mese insieme al responsabile Ortalli decidiamo su cosa lavorare. Per esempio nella prima parte abbiamo lavorato sui cambi di direzione, in questa seconda parte stiamo lavorando sulle finte. Quindi ogni mese si cerca di introdurre dei lavori su, appunto, a livello tecnico. Poi per ogni età chiaramente cambia il discorso del livello dell'esercizio e anche della ludicità, che dopo piano piano negli anni va a sparire. Noto che tenete attivi i ragazzi mentre preparate le varie situazioni di allenamento. Questo tende a tenerli motivati e sul pezzo, una strategia che risulta, a mio modo di vedere, molto efficace. Mi sbaglio? Beh, essendo gruppi numerosi, come dici te, infatti bisogna tenerli sempre attivi, perché sennò si rischia di, se qualcuno perde interesse, che l'allenamento poi non riesce bene per tutti, perché chiaramente se ci comincia a avere 4, 5, 6, 7 elementi che magari si distraggono, fanno altro, chiaramente dopo, come in tutte queste, come si può dire, questi sport di gruppo, chiaramente si va a perdere la concentrazione di tutti, perché dopo chiaramente se incominci a avere degli elementi che si perdono, dopo tutti gli vanno a ruota dietro. Quindi chiaramente bisogna essere prima di tutto in questi gruppi numerosi, almeno in due. Noi qua a San Giovanni abbiamo la fortuna che in tutte le squadre siamo in due mister, e quindi essendo due mister si possono svolgere anche dei gruppi differenziati, quindi due gruppi dove si lavora meglio, perché chiaramente avendo meno ragazzi a disposizione si riesce a lavorare meglio, questo sicuramente. Però direi che c'è anche un segreto dietro l'angolo, perché tutti sono attivi ma anche reattivi al momento della situazione di allenamento e di esercizio. Segreto sinceramente non c'è, io penso che prima di tutto ci vuole la voglia del ragazzo e il piacere di questo sport, questa è la prima cosa, perché è normale che se io vado a fare calcio, nuoto, basket, ma quello sport non mi piace, io allenatore posso fare quello che voglio, ma se di base non mi piace è difficile rendere per il ragazzo in questo sport. Quindi alla base ci vuole questo, poi è normale che, come tutte le cose, come a scuola, se l'insegnante è bravo, storia me la fa piacere, giusto? Già di qua di base uno, se viene a calcio, il calcio gli piace, quindi per noi è anche più semplice che insegnare storia. Però ecco, chiaramente bisogna sempre tenerli attivi, sempre proporgli cose nuove, mai fermarsi su un esercizio troppe volte, perché sennò dopo perde di interesse. E dopo chiaramente ci sono le partite, che è quello dopo è il fulcro, diciamo, dei nostri allenamenti. Seguendo il tuo discorso, però, ti chiedo se nel caso contrario ti sia mai capitato di avere qui al campo un ragazzo poco stimolato e magari costretto a fare questo sport. Poco stimolato devo dire che può essere, perché a volte i genitori magari si sbaglia, perché è normale, magari gli vogliono far fare calcio perché a loro piaceva calcio e tutto, ma il ragazzo non è interessato. Però ecco, qua devo dire che in questi gruppi, soprattutto quando sono giovani, il bello è che il ragazzo, anche se diciamo è poco stimolato, dopo piano piano entra nel gruppo e qua si creano delle amicizie. E io ti dico, per mia personale esperienza, queste sono amicizie come quelle della scuola, che te le porti fino a 40 anni, nel senso che sono quelle amicizie che fai in questa età e sono importanti. Quindi molti alla fine, anche se non sono stimolati, anche se non sono come si può dire, portati per questo gioco, perché alla fine è un gioco, però continuano a venire e vengono perché vogliono stare in questo gruppo. E il gruppo, poi devo dire, io sono stato fortunato nei miei anni, non ho mai avuto un gruppo che ha eliminato dei ragazzi, diciamo, perché non sono capaci o sono meno capaci di giocare a calcio, perché non sono interessati. Anzi, penso che ognuno ha le sue caratteristiche, anzi c'è anche quello che magari è meno portato, ma magari è più portato a fare gruppo, e ci vuole tutto quindi nelle squadre. Approfitto, Cristian, della tua esperienza per farti una domanda sul panorama nazionale. In Italia si fa fatica oggigiorno, rispetto agli anni 90, forse anche 2000, a produrre tanti e bravi portieri. Vediamo all'opera forse troppi stranieri. Ti chiedo, partendo dalle basi come tu usi fare, se è possibile tornare ad essere maestri in tale ruolo. Allora, secondo me innanzitutto grandi portieri in Italia ci sono e sono stati formati, secondo me, dai preparatori più bravi che ci sono in Italia, più che all'estero.
tant'è che la scuola italiana dei portieri è ancora secondo me la migliore che c'è al mondo. Fatto sta che tutti i portieri che abbiamo tirato fuori noi qui in Italia attraverso preparatori dei portieri italiani sono stati portati all'estero e hanno fatto comunque bene, quindi le basi che hanno imparato qua le hanno portate anche fuori. Di conseguenza lavorare con un buon progetto già dal settore giovanile si riesce a creare qualcosa di buono anche per le nostre future prime squadre. E poi ti dico, non sempre si riesce a trovare il portiere ideale, però su tutti i ragazzi che, con cui andremo a lavorare sicuramente nell'arco di qualche anno qualche portierino di buon livello si riesce a tirar fuori, insomma. In che cosa consiste questa formazione? Quali devono essere le basi di un portiere a tuo modo di vedere? Allora, diciamo che nel settore giovanile noi cominciamo la preparazione specifica dei portieri direttamente con la categoria Pulcini, quindi il primo anno Pulcini già cominciamo con le basi fondamentali. Oggi per esempio nel lavoro di oggi stiamo già facendo la propedeutica per il tuffo e quindi cominciamo dalla parte più bassa vicino al terreno, quindi da una posizione seduta fino ad arrivare poi alla posizione retta in piedi, dove il portiere deve capire quali sono gli allenamenti del corpo in modo specifico, come risalire e velocizzare il più possibile il gesto. Quindi da queste piccole basi si riesce poi a trasformare il portiere nella vera e propria esecuzione del tuffo da in piedi. Diciamo che nel settore giovanile c'è una programmazione che di solito dura quei 4 anni, quindi si parte dalle basi del gesto analitico sulla presa, sulla raccolta, sul tuffo stesso, fino poi arrivare a un discorso più tecnico e più tattico con i ragazzi un po' più grandini, quindi giovanissimi allievi, e cominciamo già a far parte della sezione agonistica. Il portiere sai benissimo che è il ruolo più delicato nel calcio, prevedi per formarli fin dalle prime battute anche allenamenti sotto la pioggia, dove sappiamo che il portiere è più soggetto all'errore poiché la palla scivola più facilmente? Allora, noi di solito quando facciamo l'allenamento, soprattutto già con i più grandini, quando andiamo a esercitare delle situazioni di gioco che possono capitare la domenica o il sabato quando giocano le squadre, andiamo a sperimentare anche durante le giornate calde di sole esercitazioni molto più veloci, anche con teli bagnati con l'acqua, per poter avere un rimbalzo più reale rispetto alla partita della domenica che magari abbiamo con la pioggia. Quindi andiamo a simulare proprio l'esercitazione anche in base alle condizioni atmosferiche che ci possono essere durante la settimana, e quindi è un lavoro specifico che facciamo a 360 gradi. Il consiglio di Cristian Ciuffoli al giovane atleta qual è? Allora, il consiglio più prezioso che io posso dare a tutti i portieri è che il lavoro paga sempre, quindi impegnarsi seriamente con umiltà e poi i risultati arrivano, perché io vedo già, è il primo anno che lavoro qui a San Giovanni, nonostante le varie difficoltà che avevano alcuni bambini che magari cominciano dal primo anno, vedi già che c'è una predisposizione, una volontà a migliorare, perché metto come base l'allenamento e il lavoro, quindi loro hanno già delle regole ben stabilite dove sanno che se vengono rispettate i risultati arrivano, se non si rispettano queste piccole regole poi sarà difficile anche trovare delle gratificazioni e dei risultati futuri. Domenico Tamagnini, una chioccia, un veterano se vogliamo dire per questi colori, l'ambiente marignanese cosa rappresenta per te e da quanti anni sei qui? Più o meno credo sui 7-8 anni, ecco, dai. Non ricordo bene, però gli anni sono questi, più o meno, via. Come ti trovi nell'ambiente? Benissimo, no, molto bene. A parte che con i bambini mi trovo bene, perciò l'ambiente è giusto, è tutto a portata di mano, ragazzi meravigliosi, tutto quanto. Lavorare con i bambini non è facile, però è un divertimento. E questo dà anche aiuto per quanto riguarda anche per me stesso. Ci si rimane giovani. Come si stimola oggi un ragazzo a calcare i terreni di gioco pensando che è distratto dai social, dal cellulare, dalla PlayStation, dal computer? Purtroppo non le faccio, perché sappiamo che hanno solo nella testa queste robe qua, e lo vediamo quando vengono qui in campo, hanno materiale all'infinito, hanno il pallone, ma il pallone a loro gli serve solo per tenere in mano, ma non per palleggiare, divertirsi. E questo qua parlano di tutt'altro, capito? Del calcio è la minima cosa, li devi sempre riprendere. Purtroppo dobbiamo convivere con questo e si va avanti. Non è facile,
però con pazienza e determinazione cerchiamo di fargli capire tutto questo. Vedevo che durante l'allenamento più volte hai dovuto in effetti richiamargli all'attenzione, non sei molto contento di questo, non ti ci vedi molto nei tempi odierni. I ragazzi hanno sempre meno voglia, dico, di imparare a giocare a calcio, a fare due palleggi, controllo di palla, e questo nel calcio purtroppo è l'essenziale, è l'ABC. Purtroppo il palleggio per loro è un sacrificio enorme, perché la palla, fanno tre palleggi e poi non riescono a stare lì concentrati, e si perdono. Questa purtroppo è una mancanza grande. Poi si fa fare tutti i lavori sul pallone, dribbling, robe varie, sensibilità con la palla, però vedo che gli pesa, non riescono a stare concentrati un minuto, chiedere un minuto è troppo, è cambiato troppo, la passione ce l'hanno, sì, per venire qui, però ce l'hanno a modo loro. Se oggi dovessimo consultare il dizionario dedicato al calcio, sotto la parola marignanese troveremo il significato di applicazione. Tante le metodologie utilizzate dagli allenatori presenti qui nello stadio, antistante allo stadio di San Giovanni in Marignano, una società che è rappresentata sotto la gestione Cervellieri da tanti elementi che sono innanzitutto al di fuori del rettangolo di gioco amici. L'amicizia ha portato a questo progetto importantissimo che ha costituito la promozione, innanzitutto dalla promozione romagnola in eccellenza della prima squadra, tra l'altro sottolineiamo con grandi risultati, e poi la formulazione del settore giovanile, dove la novità è stata anche quella di introdurre da qualche stagione a questa parte, nel periodo estivo, un summer camp per tenere sempre attivi i bambini. Quest'anno, per la prima volta, ci sarà la collaborazione anche con una squadra importantissima come il Real Madrid. Proprio questa collaborazione ha portato ad un ulteriore passo all'avanguardia da parte della Marignanese Calcio, che oggi, possiamo dirlo, non ha nulla da invidiare a nessuno. Se si continua così, siamo sicuri che arriveranno altri importanti traguardi. Abbiamo raccolto anche qualche riflessione importante dell'allenatore Domenico, l'ultimo intervistato del nostro servizio, che giustamente ci ha fatto notare, ha sottolineato come sia difficile mantenere alta la concentrazione di un ragazzino che oggi è disturbato, passatemi questa espressione, dai social network, dai telefonini, dalla PlayStation e da altre apparecchiature simili. Però pian piano si arriverà anche a risolvere questo problema, perché il pallone rimane sempre il pallone. L'obiettivo è quello anche di continuare a crescere ulteriormente a livello di settore giovanile, perché chissà, magari qualcun altro di loro qui alle mie spalle possa arrivare in prima squadra per rappresentare nel migliore dei modi la città di San Giovanni Marignano.